Non gli spiegate dopo di esce tu. Scusa D'Adriano, io spiego inglese. Hey there, fellow travelers, it's Leo coming to you from the Comino Valley in the Lazio region in Italy, where my parents live. The weather is very rainy here today and people prefer to stay home, but not me. Today I would like to visit the homes of my deceased grandparents, which are abandoned since 1995. But first I need to keys to access the houses. The keys are owned by one of my aunts. Her name is Zia Pascuccia. So let's go to her. All the people living in this little village are either my immediate relatives or second degree relatives. The rain is very heavy now. Ah, I think I chose the wrong day to visit the houses of my grandparents. I like the place here where my parents live because it's like a valley surrounded by nice mountains, nice green mountains and a lot of green everywhere. The people here, they are very easygoing, good food, fresh air, lots of animals. Maybe I should start an online business so that I can move here. Beautiful mountains here, it's very nice. So there is an uncle of mine, he didn't see me yet, but he will see me now. Ciao zio! Ciao! Come va? Tutto a posto? Vedo che ci stanno i fili qua. Sì, sì, lo figuro. Mi sembra bella carica la pianta. No, ma questo forse non stiamo a cavi secco, è mosci. Però ci sono i tetti un po' così che l'acqua, ma non so pure cosa parecchie. Un po' così che l'acqua vicino e la so stava la braccia, ma ce ne sono rimaste parecchie. Sono belle fatte, mi sa, vero? Sì. Cos'è? Sono buonissime. Beh, se te va a finire così, un po' che lo so pure cosa, ma lo so mangiare mano a mano che cose. E questo che pare. Guarda, questo è un video, sto facendo un video con lo zio Giovanni. Ah, mo sto per te, logo, eh. Questo sei tu. Sì, mo sto per te, te ho avuto quelle logo, sei tu. Sì. E meno mi sto a mo. Ecco qua. Sì, mo mi sto per te, eh. Sì. Guarda quando ne... Quando ne fanno, eh. Quando ne fanno, quando ne accroccano, però, eh. Comunque... Okay. Domenico cioè... come sta? Eh? Domenico come sta? No, tu meno che sta buono. Ok. Ma... Io stavo andando dalla zia a prendere le chiavi. Le chiavi? Sì, le chiavi per andare dalle case del nonno. Quella in cima? Sì. Quelle... Le case abbandonate. Come stai di salute, zio? Ma sai, come salute? Buono non ci sto. La che so caduto è stata una disgrazia. Però di fronte a prima. Ma ti vedo abbastanza bene adesso. Un poco meglio ci sto, perché prima non credo che l'era it, non potevo avermi. Non potevo ripassare, ho detto, in tutto modo, non è che non mi voleva ripassare. Sì, mi ricordo, sì. Non potevo ripassare. E la notte verso l'una e mezza, e non dovevo passare la nottata, mi rovistevo,
mi arrivo camminando per la strada che stavo in giro. Ma poi mi si incazzavano, ma tu sei pazzo, lo cosa stavo dicendo? Ma oggi non ci dovrebbe stare il mercato a casa mia. Sei stato al mercato? Sì. Le ciambelle ci stanno, le ciambelle sorane? Sì, cioè, quelli che gestivo. Ci stanno. Ah, allora prossima domenica mi devo fare una bella passeggiata a casa Casalvieri. Ma io leggo questo che non me lo danno mai perché sono un po' cazzuto, ma manca la pizza. Sono un po' tosto. La pizza. E prima la margherita, me ne mangia una sana. Su lì. E ora con l'età sicuramente la metà. No, mo che mi sono fatto male. Che non mi vuole mangiare quella pizza, non la posso vedere per niente. La cosa, la bistecca, la tina, tutte queste cose, non la posso vedere per niente. Non faccio, però parecchie cose rimangono. Prima niente, non mangiavo più questo che niente. Era rimasto come una bacchetta, mo, un pochettino, ma lì c'erano tutte quelle. Ma no, ma tu se rimessi le colore, di fronte a prima, cosa, tu vedi buono. L'anno scorso, quando sono venuto, ho visto un cinghiale lì da quelle. Dalla zia, diciamo, là. Ci stavano i cinghiali, tu li hai visti? No. Sacci che girano sempre i cinghiali, ecco, però Juan non si sta tanto a vedere perché non ci sta il magnè. Non ci sta il mangiare. Non ci stavo mela, non ci stavo pera. La notte sentivo lì che una baia. Che casino! Scivo fuori! Io potevo che stavano 5 o 6 cani, loco, perché ecco sta china che. Abbaiavano e si trevano a rete, abbaiavano e si trevano a nanta, abbaiavano e si trevano a rete. Perché avevano visto il cinghiale? No, magari, no. C'è te valistri, c'è. E senti che lo spira qui loco. Sì. Allora poi, io qui loco, e le cani poi le rimanevo, gli istrici che fece, si fermano poco. Però era calmo, gli istrici. Quindi le potevo tutto, perché gli istrici, buona maniera. La carne è tenera, è una meraviglia, è buona. Pure. Non l'ho mai assaggiato, buono, lo so. Ma io non so mangiare, però una volta scende un poco duro, la carne è un poco tosta. Ma tu sei ancora cacciatore? Sì. Ancora vai? Tu guardi, ma te che... Vai a caccia di cosa però? Uccelli? Niente, non ci sta niente. Non ci sta più niente. Esce, giusto che esce, e manuale qui c'è in cima, tengo in mezzo la sella, tengo pure una seggia plastica. Ci hai messo pure la sedia di plastica. Tutto, ma setta che la seggia, no? E aspetta se vuoi che ho qua colombaccia, perché vuoi alle lianne, no? Si mangiano alle lianne. Okay. O qua colombaccia, o che piga. E così. Se vi stavo per via del circo, se vuoi mangiare gallana, così sto soltanto loco. E poi cosa fai? Sì. Ma tu ancora vai in campagna a lavorare? No, sono loco già in cima, e siamo prima. Questo ho fatto perché se non avrei, sono stato pure a fare certe cose, loco già in cima, a pleso, certe luce. L'elena, tenevo l'elena fragile, parecchio tempo, loco, mi raggiata la cosa, ho detto, molto poco la volta, le sto. Ma se stava, no? Dopo ci brucio quello che sto così, questo che non si può mancare per 7 cavolo come può fare. E da poi le sto che le lei dopo un mese braccia di cose, le sto da sistemare così, attaccare la fascinella un po' della volta, dopo quando cose lo voglio al ritorno, quello rimettendo, quando rimettendo bella asciutto, pure sono mezzo braccia, ma. È sempre buono, la spalla non la posso nuovo, no? Sì. Però un po' che la... Sì. Qualcosa la posso pure rifare. Ma lo fai sempre solo, non hai nessun aiuto? E che dici? L'alma e le variatori, non è nessuno. A certo modo può essere pure che avevo buono, se no avevo pazzo, che nasciamo solo avevo pazzo, però certo modo avevo pure buono. Era venuto certo mela bella, come che l'ha comprato. Zio, ma quanti anni hai? Tengo 77 anni. 77 anni. Zio, io me ne devo andare dalla zia perché sto andando a prendere le chiavi. Poi magari ripasso un altro giorno. Sì, va bene. Poi mi finisci a raccontare la storia de... Sì. Sto fanno un bicchiere, ma è quello bianco. No, non bevo vino. Quello russo. Non mi piace l'alcol. E beh, è buono. Ok, zio, ci vediamo. Ciao.
He is my 77 years old uncle, who is very talkative. He likes to talk a lot, but yeah, he's very funny. And the people here in this area, they have a very funny dialect, Italian dialect. And it's for me, of course, I understand everything because my parents, they speak the same dialect too. But people from other parts of this country, they, I think they cannot understand our dialect here, which is, by the way, very funny. Okay, in the meanwhile, it stops to rain, and I'm glad because I feel very wet, and I am very wet. So that's the house of Zia Pascuccia, and I hope she is at home so that she can give me the keys. Sono io, è il lupo. È il lupo, è per quello. Ehi, ciao zia, ciao. Scappato da questo il lupo, capito? Come va? Bene. Tutto bene? Sì. Sei freddo, perché? Perché sto fuori, sono sotto la pioggia. I have the key. Two big keys. And a few smaller ones in my pocket. Now I need a tour guide that paves the way for me, that because everything is overgrown there. So let's check if I can find a cousin of mine. He's very good in such things, you know, to pave the way. Hey, Failu! Ciao, ciao, ciao! Come sei va? Tornato dalla Germania, Sì, sono ritornato, tutto a posto. Chi canta gli ascolti? Canzoni? Celentano? So che a te piace Celentano, a me pure piace Celentano. Sì. Mi piace Celentano. Che c'è di Celentano qua? No, io non ho canzoni di Celentano, sinceramente, però li ascolto, mi piace. Sempre un piacere rivedere, sì, rivederti dopo tanto, sì, tempo. Allora, guarda, io vorrei andare su dalle case del nonno. Sì. E vorrei andare un po' a visitare un po' quelle, sì, case, sì, abbandonate. Se ti va, mi potresti accompagnare? Sì. Perfetto. Ok. And he will pave the way for me. Yeah, io gli spiegherò per te, yes, tutto perché il mondo lo occupa, perché... Ok, so... Scusa, Adriano, you speak English. Ok, let's go. Let's go. We have to walk up the hill to reach the places I wanna go. Here is a house where an uncle of mine is living. Leona. Here is Failuccio. It's a very steep way up, but soon we are there, finally. La fa ripresa, bro. Hey. So, Failuccio. Quando fa alza la mano, la fa ripresa, hey. Si capisce come ti capisce? Sì. He's very impressed about the video camera. And he tried to figure out how it works. Okay, it seems that he never saw a video camera in his entire life. Maybe, I don't know. Yeah. Failuccio, quanti anni hai? Gris. 49. He's 49 already. Failuccio is 49. Yeah. He's also a very funny guy. It starts again to rain, and it's a very bad day. It was not the best decision to choose this day to go up the hill, but okay, now we arrived. This little village here is called Sorelle.
this is the way we have to walk. It's a lot of grass and all this stuff here, but I don't know. I have a phobia of snakes. I really hope that I don't meet a snake here. Since I was a little kid, I had this snake phobia. This area of Italy is known as a very dangerous area because we have here a lot of snakes. But okay. Yeah, okay. Bamboos everywhere. Let's go. This house here, there was a old grandma living here. She was very old, I think more than 100. I remember her, and she came from France. I think it was in the 50s. She died also around 30 years ago. All right. Okay. It's done. We arrived. This is the house where my grandparents lived. It's abandoned. And there is another entrance, but you can see it's impossible to enter. Yeah, we cannot go down here. It's not possible. Tu provale. And we have also a tree full of figs. Awesome. One of my favorite fruit, figs. Okay, Ferruccio, open the door. So let's see what we can find here. It's abandoned. Abandoned since 1995. Non me lo ricordo perché ero piccolo. This is like a jacket, I think. Oh, we have also some brochure. What is this? La Torre di Guardia. So this is a brochure of the Jehovah's Witnesses. L'accresciuto ruolo della donna. Alright, okay. And what is this? Here we find a brochure. September 13th. 1988. Really old, really old. Let's see what is order. All right, let's go. I hope that I don't meet a snake there. Yes.
Jesus Christ. Here is full of spiders. Full of spiders everywhere. Here. And there and everywhere. Hello, my friend. What is happening? Are you getting nervous? Hey, dude. How are you? Hey, what's up with you there? Why are you shaking? Hey, why are you shaking, huh? Why? Now you start to shake too? What has happened, huh? I think they are afraid of me. I'm full of spiders' nest. It's awful. And it's so hot inside there. Okay. Okay. And what is inside here? What is this? I don't know. Okay. In the meanwhile, there are some refugees from Morocco living here. All right, Feluch opened the door again, and let's go join in with me the kitchen. Everywhere spider's nest. Oh, what is inside here? Let's see. Oh, I found the hat of my grandpa. This is his hat. And what is this? Okay, I don't know. And what's this? Svegliatevi. This is also a well-known brochure of the Jehovah's Witnesses, Cristiani ed Ebrei. L'apertura può essere sanata? Okay. And this is a brochure from June 22, 1991. Another one. Another Svegliatevi brochure. It's also, no, it's 22 of September. 1991. And what is this? It seems like also a religious brochure. Yeah, he was he believes in the Jehovah's Witnesses. And what is this? Okay, this is also a brochure of that religion. July 15, 1991. Okay. What can we find in the fridge? Ariston. Let's check if we can find something. Maybe some eggs? No eggs. No eggs. Maybe some ice cream. Oh, there is a bottle of water. A bottle of water. This is interesting. Gazosa. It's from 1995. Here. So there is also a plate, and what is inside here? Okay, so we just found a bottle of lemonade, Italian lemonade,
And a snail over there. Here is a snail. Oh, Nick shall put a via la nonna. Che cosa è fregata? And what is here? What can we find here? There is. This is a letter from Canada, because I also have relatives in Canada, and they sent my grandpa letters. Auguri di buone feste e buon anno della famiglia Bergamaschi. And yeah, what else we have here? I found a postcard from my favorite city in New York, and there is written caro nonno, so dear grandpa, come vedi noi stiamo a New York e ci stiamo divertendo, so we are in New York and we have a lot of fun. Ciao, a presto, see you soon. Failuccio is discovering everything here. Faccio la bottiglia, che sfrutta? Non si tocca, la cazzarola. Take something from here, but I don't want to take something. La cazzarola, il coperchio, guarda qualche bel coperchietto. Ecco, poi. Ecco, signore mamme. Tutto questo 50 euro. He's entertaining me all the time. He's very funny. Guardate questa. I'm sweating. It's terrible. It's terrible. It started to rain again. I wanna eat a fig, but there are small figs here. Okay, let's go. So here is the terrace. The terrace of my grandpa. I don't know if I can go up here. It seems very dangerous. The bedroom of my grandparents here. Let's see if I can enter here. It looks very dangerous. So yeah, there is nothing inside. Go up to the terrace. It is like a forest here. Like a deep forest. It's a very steep way, but I will make it. Oh, nice view, by the way. This is the terrace. Terrace of my grandparents. It's very overgrown with everything here. Figs also. I'm afraid that it will collapse. But the view is very nice, by the way. Now let's enter this room. And this is the last room we will visit. What do we find here? We find a bed. We have a table, a wardrobe. Oh, this is interesting. It's a wardrobe. And a lot of spiders nest. I'm full with this. Yeah. Yes. I follow you. Okay. Let's check. Forza Italia. Wow, a lot of things. Okay, letters.
Oh, this is my brother, by the way. Chi c'è il Okay. We have here a postcard from Montreal, Canada. Let's see if we find some gold barrel. A flat iron. Okay. And what is this? Oh, this is a skirt. Well, guys, this building here, especially this room here, looks like an abandoned Soviet building. You know, these typical abandoned buildings from the Soviet Union. This guy really enriched my day. Yo! This wrapped up the video about the abandoned houses of my grandparents. It was very nice and very interesting to see this abandoned rooms again. Failucho was a very nice, funny and entertaining companion. Unfortunately, we couldn't visit many places because we couldn't pass them, because everything is so overgrown here. Don't hesitate to like, comment and to subscribe. See you.